negli episodi precedenti. Allora, Tess, come stai? È inutile che fai finta che ti interessi qualcosa ora. Iniziamo a fare qualcosa? Non è che metti un filtro e va bene così. Facciamo una foto qui. Dai, non perdiamo tempo. Gli altri hanno già postato. Queste sono foto ridicole. Devi sempre cercare di dare qualcosa di personale quando fai una foto. Cercavo qualcosa di maggiore impatto, che fosse meno conosciuto. Qui dietro c'è Classis. Hanno fatto davvero un gran bel lavoro. Pensa che quando ero ragazzetto lo zuccherificio era ancora in funzione. Sì, erano i tempi della prima rivoluzione industriale. Smettila! Oppure era l'epoca del ferro. Dai, va là! Ma è vero che tu hai conosciuto di persona gli antichi romani? Tess! Che storia! Sai, mi fa sempre strano pensare che non troppo tempo fa qui c'era ancora il mare. L'Asse era un grande porto. C'era pure la flotta romana. Sarebbe bello riuscire a rendere in una foto quell'epoca. Peccato che non sia rimasto praticamente nulla. Ma c'è il porto romano. Come, dove? Ma sì, qui dietro. C'è lo scavo archeologico del porto antico. Ottimo! È proprio quello che cercavo per la foto. Andiamo? Ci pensi? Qui lavoravano centinaia di persone per caricare e scaricare barche che poi viaggiavano per tutto il Mediterraneo. Ho capito, ma non è che sia rimasto molto. Invece ti sbagli. Ravenna è ancora una città legata al mare. C'è il porto mercantile. La darsena. Ma sono rimaste solamente queste poche pietre. E tu che volevi far rivivere in una foto l'epoca romana? Cosa ti aspettavi? Di vedere i legionari che caricavano e scaricavano? Ma no, però... Parti da quello che hai. Usa l'immaginazione. Il vero potere di una foto è quello evocativo. Guarda questa strada, ad esempio. Raccoglieva dal mare le merci, le persone e anche le loro storie. E le portava chissà dove. Senza le strade l'impero romano non sarebbe mai esistito. E pensi di far vedere tutto questo in una foto sui social? Intanto facciamo una foto vera. E poi vediamo che cosa dicono i tuoi social. Ok. Ma tu la usi ogni tanto la fotocamera? O fai sempre foto col cellulare? Ogni tanto uso quella che mi avevi regalato. Perché? Funziona ancora? Certo, ce l'ho qua. Ok, guarda com'è venuta. Ma è bellissima. Com'è che hai fatto? Magari qualche anno di esperienza? Mica i filtri sul cellulare.
Guarda, devi sapere utilizzare la luce, sapere come piegarla, i tempi di esposizione. Ho capito. Mandiamo la foto ad Alice così la pubblica subito. Sì, però prima devo collegarle i cavetti con il computer e scaricare... Fa vedere se ha l'NFC. L'NF che? Ok, fatto. Sì, si poteva fare anche con l'NFC, effettivamente. Intanto mando anche la foto del sottopassaggio. Se proprio vuoi, sarà poi Alicia che deciderà se usarlo o meno. Guardiamo come sta procedendo il contest? Sì. Cavoli, guarda questi. No, ci dobbiamo dare una mossa, papà. Ok. Guarda, io ho fatto. Adesso dove andiamo? A San Vitale e al mausoleo di Galla Placidia? Sì, lì c'è tanta gente, ma ora fa buio. Poi mi ricordo l'ultima volta ci sono stata quando ero alle elementari. E c'eri tu. È vero. Erano venuti anche tutti i genitori. E abbiamo mangiato nel giardino, davanti a San Vitale. Era bellissimo. Sì. Era prima che tu te ne andassi. Io non volevo quello, ma non ho avuto scelta. Ma tu hai deciso di andartene via. Io non ho deciso nulla. Cambiamo discorso. Dai, andiamo, che sennò si fa tardi.